Buonasera a tutti e a tutte. Okay, siamo live, perfetto. Il bello di essere live in questo periodo è che, vabbè, tu non stai a Riyadh, però qua a Roma, dovete sapere che Giuseppe mi chiede, ma ti va bene venerdì alle 7, ti va bene sabato, giovedì? Tu cazzo vado, tanto cioè, stiamo qui chiusi dentro casa, cioè alla fine i ristoranti sono chiusi, alle 10 c'è il coprifuoco, quindi... No, qui a Riyadh devo dire è tutto aperto, quindi potrei fare... Potrei andare dappertutto io, se vuoi. Ah, vedi. Però, allora, se ci, come al solito, se ci date qualche commento... Ah, perfetto, già arrivano. Ok. Quindi ciao ragazzi, ciao Alessandro, ciao Massimo, ciao Giuseppe, Massimo, ciao Luca. Massimo sta canovista del trading, ieri 4 ore in diretta con Scott, oggi un'ora con noi e domani altre 2 ore in diretta con noi. A rivedere i sintetics. No, tra l'altro, Giuseppe, tu mi avevi detto che... Scusa, Giorgio, ti dobbiamo una risposta. Siamo stati incasinati questa settimana, non volerci. La settimana prossima ti promettiamo saremo tutti tuoi, dal punto di vista ovviamente del trading soltanto. Ciao, per Renato, tutto. Rebecca, finalmente una donna. Rebecca, ciao. Ormai ci conosciamo bene con Rebecca. No, non pensate male, ci conosce bene perché abbiamo fatto una diretta con non vorrei... Sì, poi parliamo anche di questo argomento. Perché... una cosa, tu dicevi che praticamente per domani, no, l'eventuale evento di domani, ma per chi volesse lo può ancora acquistare, giusto? C'è Scott, se avete una un po' di tempo libero, tanto sono stato in lockdown, 4 ore dal vivo di trading di Scott. Se volete c'è anche il mio vocione che cerca di fare una goffa traduzione temporale, poi ragazzi ieri mi hanno pure ringraziato, quindi forse per l'educazione. Sì, però tu domani mica fai vedere un video con la tua... Tu lo fai domani no, ragazzi, domani 4 ore di Scott no. Cioè, domani ripercorriamo le slide e faremo vedere un po' la logica dei trade, dei free trade che ha fatto Scott, che sono un po' sofisticati, diciamo, sono proprio alla portata di tutti perché usano i sintetici. Stiamo facendo il corso basic, quindi parlare adesso del parlare perché veramente sennò poi vi spaventate, cioè praticamente però possiamo dire che ieri Scott su conti in tempo reale, tradando su conti reali e non su conticini da 25 euro come di solito mostra in giro certa gente italiana. E ha comprato delle call senza comprare call, quindi comprando put sottostante, e ha comprato delle put senza comprare put, comprando put e sottostante. Poi addirittura ha comprato anche sottostante senza comprare sottostante. Quindi ha fatto delle cose che hanno un po' divertito gli amici che ci hanno seguito in diretta con un coraggio 4 ore consecutive di Scott che ogni tanto sparava dal zero su Biden. Sì, poi lui ormai Biden lo odia. Quindi. Senti, Giuseppe, allora, tu puoi anche iniziare. Tanto sei tu, sì, mi metto qua comodo. Vabbè, allora, io è che voglio troppo bene a Paolo, perciò gli consento di abusare di me. Allora, ecco le slide. Non so, c'è PowerPoint che mi balla. Verifying Microsoft PowerPoint, lo vuoi? C'è un problemino, spero di no. Perché che sei verificato? Senso, se vuoi, sì, noi domani ti spieghiamo la tecnica, se tu vuoi partecipare. Chiaramente devi comprare il corso a Scott, quanto costa? $100, non mi ricordo, una cosa del genere. 19. E mi poi... ero un po' spaventato, però pare che funzioni. Allora, qua ragazzi sono le migliaia di slide che abbiamo fatto, ancora vai avanti. Questo era Pinocchio, ok. Allora, oggi è il turno di Pinocchio, visto che i nostri fumetti hanno avuto tanto successo. Allora, dove eravamo rimasti? A Rebecca piacciono i tuoi fumetti. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla considerazione di delle variabili che determinano il valore di un'opzione. E, per proseguire, adesso ci serve... in qualche modo iniziare a capire come quantomeno monitorarle queste variabili. Per cui oggi partiamo da questo assunto, che ci sono delle cose che abbiamo già visto l'altra volta e che oggi andiamo un po' velocemente a rivedere, che quando cambiano fanno cambiare il valore all'opzione. Quali sono queste cose? E come cambia il valore dell'opzione?
è un argomento, no, che richiederebbe probabilmente anni di lattazione, però noi cerchiamo di farvelo un po' in maniera abbordabile, come vi abbiamo promesso nell'invito. Allora, ribadiamo il concetto, ricordatevi sempre che l'opzione è un derivato, cioè non ha un valore suo, ma ha un valore che deriva dal famoso sottostante, che quindi ne guida un po' le alterne fortune. Quindi, l'altra volta abbiamo visto, no, che il valore dell'opzione dipende dal sottostante, dal tempo, che qui riportiamo bello grosso, poi la volatilità, che oltre a riportarla in carattere più grosso, la riportiamo anche in rosso, e in un fonte più piccolo il tasso di interesse, che già l'altra volta, diciamo, tutto sommato non ha un grosso impatto nella, attenzione, nella congiuntura attuale di bassi tassi di interesse. Ma chi di voi legge il Morning Report di Stratagem Trade Italia avrà letto sicuramente che ieri, proprio ieri, il Beige Book, che è uno dei report finanziari che vengono emessi dalla Fed, però non ci mettevamo sul fuoco, parlava di recrudescenze inflattive in America. Quindi se aumenta l'inflazione è molto probabile che i tassi di interesse non restino a questi livelli attuali, anche perché più in basso di così non credo che possano andare. Quindi dobbiamo capire che cosa succede all'opzione quando una di queste cose, cioè di queste quattro cose, cambia: il sottostante, il tempo, la volatilità e il tasso di interesse. In sostanza, visto che vi piacciono tanto i fumetti, poi a me questo mi ricorda un po' la mia gioventù, c'è una canzone di Battiato, che mi pare che era dall'LP Burattino del Safiri, che diceva appunto: adesso non fai un passo se dall'alto non c'è qualcuno che comanda e muove i fili per te. E l'opzione è esattamente questo, cioè l'opzione non fa un passo se non c'è qualcuno che muove i fili, e questi fili sono la volatilità, il tasso di interesse, il sottostante e il tempo che manca alla scadenza. Quindi ognuno di questi ha un peso differente, l'abbiamo già detto più volte, ma lo ripetiamo: volatilità è probabilmente quella più importante, poi il sottostante e il tempo vengono dopo, e al momento il tasso di interesse conta un po' di meno, ma sono i quattro mangiafuoco, era mangiafuoco, no? Quello che del teatro dei burattini, che fanno muovere la nostra opzione. E noi, in termini un po' brutali, vi diciamo anche: ficcatevi in mente tre cose. Primo, l'opzione, l'abbiamo detto, ma davvero ve lo dovete ficcare in mente, si muove se qualcos'altro la fa muovere. Poi ho citato un mio professore all'università che era piuttosto distratto: le due cose che fanno muovere le opzioni sono tre: il valore del sottostante, il tempo che passa, la volatilità che aumenta o diminuisce, i tassi di interesse che, vabbè, lasciamoli perdere, tanto non sono molto importanti. Queste quattro cose vi devono proprio restare dentro nella mente come se fosse il Vangelo delle opzioni. Sono i quattro determinanti del valore dell'opzione. E ci dispiace per voi e per qualche formatore ciuccio, del quale abbiamo avuto modo di parlare almeno quattro volte in questa settimana con quattro persone diverse, che vabbè, lasciamo stare. Ma queste cose, che essere rigoroso adesso, no, io mi sto zitto perché guarda, se no devo legarmi la lingua, se no incomincio a dire certe cattive. Però sempre con molto dispiacere per il formatore ciuccio, queste cose si muovono contemporaneamente, non si muovono mai da sole, e quando si muove una crea qualche impatto, quando si muove un'altra ne crea un altro, e pian piano, non stasera, ma pian piano nella vostra carriera di option trader imparerete a, speriamo, lo auguriamo, a valutarle prima come indispensabile, come iniziamo a fare stasera, in chiave indipendente, no? Come se fossero delle variabili indipendenti in un modello. Dopodiché, con l'esperienza, inizierete a metterle insieme, e lì vi si aprirà il mondo delle opzioni, lì capirete anche i ragionamenti che ogni tanto fa un option trader italiano che si chiama Pratesi, che fa dei ragionamenti convoluted, mettendoli insieme tutti e tre, e mi fa incasinare. Quindi, però, quando poi le riuscirete a mettere insieme, davvero avete il pieno potenziale delle opzioni, soprattutto, direi, la volatilità, gli effetti della volatilità, del movimento del sottostante e del movimento e dell'andamento del tempo. Allora, iniziamo ad esaminarle una a una. In tutte queste slide vi abbiamo messo l'oggetto che stiamo analizzando. In questo caso, vedete, è il dollaro con un grafico. Stiamo analizzando il prezzo del sottostante.
lo analizziamo su un banale asse cartesiano, dove il now è il punto in cui si trova il prezzo del sottostante, e come sappiamo il prezzo del sottostante o sta fermo o sale o scende, altro non può fare. E vi abbiamo poi messo due icone, una è il dollaro che si brucia, cioè che cosa succede, chi perde quando si muove il sottostante da una parte o dall'altra, e il ricorrere dei conti soldi, cioè chi vince quando si muove il sottostante. Quindi abbiamo detto si può muovere da una parte o dall'altra, quindi se ammettiamo che si muova al rialzo, che cosa succede? Succede che le vostre opzioni, una put lunga, no, che ha una valenza ribassista, e una call corta che ha una valenza ribassista, ovviamente soffrono, perché il mercato sta salendo. Quindi la long put perde valore e la short call soffre altrettanto. Se invece avete una long call o una short put, il mercato che sale vi fa un favore. Che cosa succede se invece il mercato scende? Succede ovviamente, no, lo potete intuire facilmente, esattamente l'opposto. Cioè la long call e la short put soffrono, la short call e la long put invece guadagnano. Quindi quello che dovete usare, diciamo, come intuizione in questa fase davvero di primo approccio è: se il mio sottostante sale, no? Quando è che guadagno? Guadagno quando ho in opzioni una posizione rialzista, quindi guadagno quando ho una call lunga, perché la call è un diritto d'acquisto, sta salendo il sottostante, posso acquistare ad un prezzo predeterminato, se il sottostante aumenta di valore ho un vantaggio. E per converso perde, no, la sua sorella gemella siamese, che è la put lunga. D'altro canto, se io la call non l'ho comprata ma l'ho venduta allo scoperto, perdo. Viceversa, se ho venduto allo scoperto la put, che si sta svalutando, io che l'ho venduta ci guadagno. Stesso discorso va fatto con il mercato a ribasso. Quindi usate sempre un po' di logica proprio di base, no, per capire quali sono questi effetti. Dopo quindi il sottostante, passiamo al tempo. E il tempo, questa frase l'ho messa perché mi ricorda una mia gita di tanti anni fa al liceo, ginnasio, quando volevo fare il saputello e ci portavano a vedere, non mi ricordo quale cacchio di meridiano, c'era inciso fugit ora, vedit ora. E io dissi al professore, è un detto positivo, perché l'ora fugge, però poi devi avere sempre un'altra. Il professore mi disse, imbecille, venit ora si dica che si avvicina all'ora in cui schiatti. Quindi è un detto che porta una rogna mostruosa. E io l'ho messo sotto questa pendola della famiglia Adams come scongiuro per l'anno che è appena iniziato. Allora, prima abbiamo visto un sottostante che si muove da tutte e due le parti. Il tempo invece passa, quindi il tempo non va se non da una parte, sempre che voi non incontriate il dottor Brown che vi porta con la DeLorean nel passato, però siccome non lo incontrate, su una cosa possiamo star certi, che il tempo scorre e ha un effetto sull'opzione che è un asset a scadenza, è come la mozzarella, come diciamo nella prima lezione. Ed anche qua, no? Che cosa notiamo però qua? Che quello che accomuna chi vince e chi perde è il fatto di essere short o di essere long. Quindi, in generale, se voi siete long su una qualunque opzione, sia la put sia la call, il tempo che passa ovviamente, no, va contro la vostra opzione, perché si avvicina il momento in cui quell'opzione scadrà e si avvicina quindi il momento in cui quell'opzione, se scade out of the money, non vale a nulla. Viceversa, se voi siete short, sia sulla call sia sulla put, il tempo è un vostro amico. Ed ora invece veniamo a quello più importante, no? O diciamo il fattore che poi più si usa, no, nel trading, anche quello un po' più astruso, sul quale ci sarà da spendere molto in termini di formazione. Ed è anche ovviamente quello più negletto, perché non lo conoscono, che molti di quelli che fanno i corsi della volatilità non sanno proprio neanche che cos'è, o ne hanno una cognizione estremamente basic e spesso anche fuorviante. La volatilità, comunque, volendola semplificare, può aumentare o può scendere. La volatilità che aumenta, che cosa vuol dire? Che aumentano, no, le possibilità di avere diciamo, aumenta il range possibile di movimento del sottostante.
un titolo che ha una volatilità in crescita e un titolo che si può, è il famoso titolo Speedy Gonzales, quello che si può muovere sia molto al ribasso sia molto al rialzo. Che cosa vuol dire? Che quando siete short, no, avete un problema, qualunque sia l'opzione, invece tutte le opzioni lunghe in generale beneficiano da un aumento di volatilità. È quello che abbiamo anche un po' poi toccato la volta scorsa quando vi abbiamo fatto vedere, no, come il fatto, no, che la volatilità è correlata inversamente al mercato, cioè la volatilità sale quando il mercato scende, è un beneficio in più, no, fra virgolette, sulla put lunga, perché quando il mercato scende la put lunga guadagna perché il mercato va nella sua direzione, ma guadagna anche perché aumentando la volatilità la put lunga trae vantaggio, il vantaggio che trae appunto l'opzione long. E ovviamente questo vale anche a parti invertite, cioè se voi avete shortato una put l'aumento di volatilità scusate, la diminuzione di volatilità quando il mercato sale è un fattore che va a svantaggio della short put e quindi si ribalta esattamente quello che succedeva prima. Se la volatilità scende invece succede esattamente l'opposto. La volatilità aiuta le short. Se voi siete short con la volatilità che si abbassa diminuisce il valore dell'opzione, quindi quello che avete venduto perde valore, per voi un vantaggio. Se invece siete long, la volatilità che cala è comunque uno svantaggio. Ed era quello, no, che vedevamo l'altra volta per la call: quando il mercato sale normalmente la volatilità cala, per cui la long call trae un vantaggio dalla direzione del mercato, ma trae uno svantaggio dal fatto della volatilità in ribasso. Talvolta questo svantaggio della volatilità è addirittura superiore all'effetto benefico del movimento di mercato, cioè quando il mercato si muove al rialzo e però il crollo di volatilità è molto rilevante, vi sono dei casi, come abbiamo visto anche l'altra volta, di call lunghe che non dico perdono, ma certamente non guadagnano quanto uno si sarebbe aspettato, talvolta diciamo perdono anche. Sui tassi di interesse comunque ve lo diciamo che cosa succede, facciamo sempre riferimento ad un tasso considerato risk free. Il tasso risk free normalmente è il tasso a breve dei titoli di Stato. Un tempo era, quando io stavo all'università, era molto facile perché insomma i titoli di Stato erano considerati generalmente sicuri, fino anche quelli italiani. All'epoca noi ci parlavamo di bot people, non so se chi di voi ha l'età mia e di Paolo forse se li ricorda. Era il tasso di interesse sui titoli di Stato meno il tasso di inflazione. Adesso, insomma, con i default degli stati sovrani non è che ci sia tanto da considerarlo risk free, però la convenzione è sempre di usare il tasso di interesse, se non a rischio zero, quantomeno a rischio molto basso. Che cosa succede? Che quando il tasso di interesse sale, la put e la long put e la short call perdono, mentre guadagnano la long call e la short put. Perché? Poi il concetto è che se voi, no, usate la call come un'alternativa alle azioni, se diciamo che avete un'azione che costa $100, per comprare 100 azioni a $100 dovreste investire $10,000. Invece una call lunga che simula il sottostante magari ve ne costa, non so, diciamo 500, $1,000. Quindi quei 9,000 che risparmiate li potete mettere in banca, non in banca, non mi danno un cavolo, ma potreste comprare dei titoli di Stato sui quali guadagnate il tasso di interesse risk-free. Questo è il motivo per cui più alti sono i tassi di interesse, più convenienza c'è ad avere la long call. Per la put ovviamente vale il contrario, perché se voi avete una long put, la long put è alternativa allo short del sottostante. Se voi shortaste i 100 titoli a $100, avreste $10,000 in banca che potreste investire su titoli di Stato, quindi perdete il tasso di interesse. Per cui più alto il tasso di interesse, peggiore è l'impatto sulla put. Se i tassi scendono, ovviamente il discorso è opposto rispetto a quello che abbiamo visto prima, ma come abbiamo detto tante volte, in questo momento i tassi sono talmente tanto sottoterra che l'impatto sui valori delle opzioni è del tutto trascurabile. Però se voi parlate con i trader che hanno fatto trading negli anni
dei tassi più alti, già anche negli anni 90, vedete insomma che gli aumenti di tassi di interesse, c'era un periodo in cui la Fed, per raffreddare l'economia, mi pare, negli anni 90, continuava ad alzare il tasso di interesse, gli effetti sulle opzioni c'erano, ed erano anche abbastanza forti. Quindi quando vi diciamo che i tassi di interesse non contano nulla, non contano o contano poco, è soltanto una dimensione temporale legata all'oggi, non è una dimensione temporale assoluta. Allora, ho duplicato la slide. Allora, che cosa sono le greche a un certo punto? Le greche, o Greeks, quando si sentite nominare in inglese, non sono altro che delle misure della sensibilità del valore delle opzioni a queste cose che variano. Cioè, noi abbiamo visto quattro cose che variano, che possono variare, indipendentemente l'una dall'altra o in qualche maniera correlate l'una con l'altra, come potrebbe essere, no, il valore sottostante, la volatilità, ma abbiamo visto che tutte hanno un certo qual impatto sul prezzo delle opzioni. Quindi abbiamo visto il sottostante, abbiamo visto il tempo, abbiamo visto la volatilità e abbiamo visto il tasso di interesse. Le greche non sono altro che la misura di come variano, di come varia il prezzo, il valore, il premio dell'opzione rispetto a queste quattro cose, che mi piace questa definizione, cose che variano. Quindi il delta è una misura di sensibilità del valore dell'opzione rispetto al sottostante. Il theta, che è un'altra lettera greca, è una sensibilità, la misura della sensibilità del valore dell'opzione rispetto al tempo che passa, e che passa, come abbiamo visto, solo in una direzione. Il vega è una misura della volatilità, e il rho è una misura della sensibilità del prezzo dell'opzione ai tassi di interesse. Sono tutte lettere greche, delta, theta e rho. Il vega non è una lettera greca, ma si vede che gli americani suonava bene. Quando ero giovane io si chiamava omega, perché l'omega o omega è una lettera greca, adesso si chiama vega, quindi questo dimostra un po' che siamo un po' belli e stagionati. Quindi, essendo un indicatore della sensibilità del valore dell'opzione alle cose che variano, sono anche una misura delle varie tipologie di rischio. Abbiamo detto rischio, come chi qualche anno si ricorderà, diciamo, buongiorno, quando presentava rischio tutto. Il rischio di un'opzione, no, è un fattore che può essere quantificato soltanto se si ha almeno una condizione di base, sicuramente al di là di quella che vi stiamo dando noi oggi, no? Sui fattori che determinano il prezzo dell'opzione. Se voi, no, tradate le opzioni con una scarsa o nulla conoscenza di questi parametri, ma non è neanche come andare in macchina bendati, ma è come andare in macchina con l'acceleratore tutto schiacciato, con i piedi legati e le mani legate dalla schiena. Poi dici, vabbè, magari la prima volta che è andata bene, dici, sono un grande pilota, mi aspetta la Formula 1. Allora, io voglio farvi un esempio, una buona scommessa, poi se volete qualcuno di voi può rispondere. Allora, immaginate di poter scommettere su un evento, qualunque evento, quello che volete, no? La vittoria del campionato, non lo so, l'altezza della gente nel college, come abbiamo visto nella prima lezione. E supponiamo anche, no, che voi sapete con certezza, anche se non esiste mai certezza al mondo, ma supponiamo che voi con certezza assoluta, matematica, prova di bomba, garantita da contratto, sapete che l'evento sul quale puntate si manifesta l'85% delle volte. Quindi voi puntate su una cosa che voi sapete per certo che l'85% delle volte succederà. Puntate sulla vittoria del campionato da parte della Juve, l'85% delle volte succede perché si colpono gli arbitri. Vabbè, avete capito che non sono juventino. No, scusassero gli amici juventini, era una battuta cattiva. Però date per scontato che voi sapete l'evento, sapete che quell'evento sul quale puntato l'85% delle volte si verifica. Per questo 85%, 85 volte su 100 vincete certamente, cioè senza dubbio, garantito al limone. 15 volte però perdete. La domanda che facciamo è: quanto vi piace questa scommessa? È una bella scommessa, è brutta, è figa, la fareste? Tu, Paolo, riesci a vedere le risposte? Sì. Che dicono? Io non c'ho lo schermo davanti, non riesco a vederlo. Per ora nulla, perché... No, ma ditelo, ragazzi, tanto guardate che cioè, non c'è una risposta giusta o sbagliata. Diteci quello che pensate.
con l'avvertenza che il mio professore di ragioneria all'università, il compianto professor Sica, diceva: dovete sempre rispondere, dipende. L'unica che ha risposto è Rebecca. Che, ah no, hanno risposto anche Ermanno, Giorgio. Sì, si fa, si può fa. Dice che Se a Roma si dice se può fa. può fare, invece io vi dico dipende. E sapete da cosa dipende? Dipende da quanto vincete l'85% delle volte e da quanto perdete quelle 15 volte. Ma anche se fosse il 99% di volte che vincete e una volta che perdete, dipende da quanto vincete quell'85% delle volte e da quanto perdete quella volta che perdete. Perché se io vi dico, no? Voi puntate su questa scommessa. E quando vincete, vincete 100, ma quando perdete, perdete 100.000. La scommessa non è buona. Perché la scommessa, quella volta che la perdete, no? Anche, ripeto, se fosse l'1%, vi azzera il conto. E magari la prossima volta, per chi non la conosce, vi racconteremo la storia del famoso hedge fund americano che shortava il gas naturale, le opzioni sul gas naturale. Tra l'altro c'è anche il video su YouTube, su no? Allora, quel signore là ha scritto anche dei libri, poi ve li citiamo la prossima volta per non togliere la suspense. Ha scritto dei libri su come si shortano le opzioni diversi. Erano libri che su Amazon avevano 36.000 rating da 4 da 5 stelle, per quanto possano contare. Quel signore là, shortando opzioni sul natural gas, aveva fatto anche bei soldi nel passato. Quando il natural gas ha avuto dei movimenti incontrollati, non soltanto la gente si è vista azzerare i conti, ma quello che dovete capire è che quando voi giocate sui mercati finanziari, non è che mettete, dice, sai, io ho messo 10.000 euro, ho 1 milione da parte, se le perdo non mi interessa. E c'è gente che ha perso mezzo milione di dollari, 1 milione di dollari o anche più, e non solo, ma sono andati a casa a chiedere i broker, sono andati a casa a chiedere gli altri soldi, perché le chiamate a margine sono avvenute quando la perdita ha ecceduto il capitale, quindi si può perdere di più di quello che avete sul conto. Per cui, no? Quando voi maneggiate le opzioni e soprattutto quando le maneggiate short, dovete chiedervi 10.000 volte che cosa può succedere alla vostra opzione e dovete conoscere i parametri e le variabili che influenzano il prezzo e dovete trattarle con il massimo rispetto, perché non è sbagliato vendere opzioni, per carità, noi siamo contro, però lo si può fare. Angelo, per esempio, dice: a marzo ho visto un'opzione passare da 10 a 1000. Esattamente questo, Angelo. Tu devi pensare a una cosa: che se un'opzione è passata da 10 a 1000, può esattamente passare da 1000 a 10. Cioè, è speculare la cosa. Cioè, nel momento in cui tu vedi un'opzione che esplode in quella maniera, significa che può farlo al contrario, sempre. Qualsiasi strategia, qualsiasi posizione voi mettete su una chain e la vedete in una direzione. Si può esattamente girare, quindi praticamente facendo esattamente l'opposto con le opzioni, quindi quelle vendute le comprate, quelle comprate le vendete, e esattamente opposta. Quindi, come un'opzione può anche da 1 dollaro passare a 10.000 dollari, vuol dire che da 10.000 può passare a 1. È uguale. Allora, vi abbiamo detto che questa settimana i due vostri per carità di Dio, non mentore, perché è una parola abusata. Questi due amici qua hanno parlato con diverse persone che ci hanno contattato ci hanno fatto i complimenti, le ringraziamo, ma più o meno tutte erano afflitte un po' da questa mancanza delle conoscenze di base. Allora, noi vi vogliamo far vedere con il suo permesso, perché ovviamente non vi facciamo il nome di questa persona. Infatti Ermanno fa una battuta che secondo me ti sta stimolando, dice un put nude, punto esclamativo, scusa, punto interrogativo, mi chiedevo put nude. Ermanno, non mi provocare, dai. Io mi sono voglio essere buono. Allora, io faccio questo trade con quello che ci siamo appuntati io e Paolo. Da quel po', ovviamente vi nascondiamo un po' certi dettagli che potrebbero far capire chi è l'abile formatore che trasmette questi messaggi, diciamo, un po' pericolosi. Allora, qua parliamo di una sottostante che è Beyond Meat, è una società che, fra l'altro, anche Scott aveva trattato, ovviamente facendosi delle grasse risa, era una IPO di un'azienda che fa carne sintetica, carne insomma vegana, non so. Io poi l'ho mangiato, dai. Io ho mangiato quando sono andato in California, ero curioso e ho ordinato questo hamburger che è praticamente questa Beyond Meat fa questi hamburger che
scommettono e hanno fatto diverse prove, ci sono anche su YouTube dei video divertenti dove ti mettono davanti due hamburger che sono identici, quello di carne e quello di vegetale, di questa Beyond Meat, e sfidano a capire qual è di carne e qual è vegetale. E allora, io l'ho ordinato, me lo sono mangiato in California e è buonissimo, cioè proprio sa di carne, cioè è carne proprio, buonissimo. Ma tra l'altro no, non so se è Beyond Meat, ma c'è un'altra azienda che sta cercando di fare la carne coltivata con da cellule, non so da che adesso non mi fate dire boiate biologiche, ma è praticamente carne che non appartiene ad animali che vengono uccisi, ma è carne che viene fatta in laboratorio, è carne vera, adesso non mi chiedete come fanno, ma sembrerebbe che questa sia la frontiera del domani per evitare gli allevamenti intensivi che comunque hanno anche alto impatto ambientale, vabbè. Però adesso torniamo al trading, lasciamo perdere. Allora, questo signore qua ci ha fatto vedere il grafico e questo è Beyond Meat, che tra l'altro era un hype, come vedete era stata quotata da poco ed è chiaramente in un trend crescente, parliamo di luglio 2019 e anche all'epoca noi ci ricordiamo perché Scott ce n'aveva parlato, era sulla bocca di tutti e tutti questi giovani, soprattutto i giovani trader se la stavano accaparrando perché sembrava che dovesse andare alle stelle, tipo insomma i nomi che hanno fatto la fortuna. E lui aveva già fatto dei trade rialzisti, shortato delle put, e su un conto di poco più di $10,000, shorta il 25 luglio 2019, questo ripeto, noi non giudichiamo esattamente il trade che ha fatto lui, quindi non è il trade che avremmo fatto noi, se mai avessimo fatto un trade su questa roba qua. Lui ha shortato queste due put che vedete qua, e come vedete, ci ha detto il prezzo, mi pare, le ha vendute a $13, vedete qui, le ha vendute a $13 l'una. Vedete, queste put, una cosa che vogliamo farvi notare, è il sottostante sta a 228, lo strike a 175, quindi vuol dire che siamo abbastanza lontani dallo strike, e la lontananza dallo strike, poi lo vedremo nelle prossime puntate quando parleremo di greche, ce ne dà la greca che ci dà la sensibilità rispetto al valore del sottostante. Vedete, questa greca è il delta, che sarà quella prima di cui parleremo nella prossima puntata. E per il momento fate delta 21. Quindi semplificando, diciamo che è un delta 20. La prossima puntata capirete quello che significa il delta 20. Allora, lui ne ha vendute due e il grafico è questo qua. Quindi ha un profitto, vedete, che è fisso ed è pari, il massimo profitto è pari a quello che e l'incasso delle put che vedete qui sotto, $2,598, e non può guadagnare più di questo. La perdita è potenzialmente infinita, in realtà non è infinita perché comunque il titolo non può scendere più oltre lo zero, però vedete, se il titolo perde scende qua al 40%, a scadenza ancora lui guadagna, da qui in poi il titolo perde, la perdita può essere anche molto forte come vedete qui sull'asse destro. Allora, che cosa è successo? Allora, facciamo una premessa: la scadenza era il 30 agosto. Se lui, no, il 25 agosto avesse fatto questo trade, incassato $2,500 e spesi questi $2,500 per andarsi a fare un viaggio da qualche parte del mondo quando ancora si poteva, e fosse tornato il 30 agosto, lui avrebbe fatto un profitto di 1000, lo vedete qua dove vi sto indicando con la freccia, di $1,188. Quindi se il trade lui l'avesse aperto e l'avesse lasciato così, l'avesse lasciato morire, l'avrebbe preso in profitto. Che cosa è successo al grafico? Adesso lo andiamo a vedere. Torniamo invece alla data di partenza. Quindi lui è partito con questo incasso e il trade si è evoluto. Questo è il grafico del prezzo, lo vedete qui. Andiamo avanti di settimana in settimana, quindi dal 25 luglio passiamo al 1 agosto, il mercato qui scende, il mercato fa un picco rialzista dove lui, per qualunque ragione che non ci ha spiegato, non ha venduto lì, l'ha tenuto aperto, qui ci ha detto, no, che sperava comunque in un ribalzo perché c'era questa di lateralità, poi ovviamente quando si è in un trade in perdita, qui vedete sta perdendo 1.352, quando si è in un trade in perdita, siamo tutti bravi a cercare scuse, ma qua c'è la resistenza, qui c'è il numero di Fibonacci, qui c'è l'angolo planetario di Gunn, una stronzata per giustificare l'attesa, la troviamo sempre. Per fare, insomma, di una lunga storia una storia più breve, lui mi pare adesso che è uscito qui, su questa barrona qua rossa, lì
ce l'ha detto proprio lui, ha usato proprio il termine, non ha retto la pompa. Ed è uscito più o meno con 2000, circa 2.000 dollari di perdite. Non ha fatti 2.003, ma ne ha fatti circa 2.000 di perdite. Perché? Perché non gli ha retto la pompa? Perché no, intanto le regole di money management che gli erano state date erano, non ve le dicevo, ma erano assurde. Ma lui le ha comunque contraddette, non le ha rispettate, ma lui qui è uscito proprio perché ha visto una discesa da 240 di massimo, è arrivato, ha perso quasi 100 dollari, è arrivato a 160, ha perso 80 dollari, se l'è fatta un po' sotto ed è uscito. E quello che però, guardate, non c'è nulla di sbagliato, cioè noi non vogliamo giudicare questo trade né chi insieme a fare questi trade, ma la cosa che vogliamo sottolineare sono due. La prima è che lui è arrivato da noi dicendo ho fatto la cazzata di uscire qua, perché se l'avessi lasciato aperto avrei guadagnato. Come se tu non potessi valutare un trade col senno di poi, col grafico dispiegato davanti, per cui vai al 30 agosto e dici, ah beh, ma io se l'avessi lasciato aperto avrei guadagnato. In effetti sì, e avresti guadagnato anche malgrado tu sei entrato con il mercato a 220 e sei uscito con il mercato a 170, avresti guadagnato, ma chi ha lo stomaco di tenere aperto un trade, no? Quando qui, all'altezza di questa barra, o peggio ancora all'altezza di questa barra, quando siamo al 15 agosto, quindi mancano ancora due settimane buone con questo trend che invece magari dopo, no, voi non sapete che recupera, ma qui da 140, magari come niente arriva a 100, chi di voi ha lo stomaco di tenerlo aperto? Spero nessuno, perché nessuno di noi, a meno che appunto non siate allievi di quelli che hanno le linee planetarie di Gunn, nessuno di noi può dire che da lì in poi rimbalza. L'altro problema è il problema della dimensione del trade rispetto al conto. Lui, quando l'ha chiuso qua, l'ha chiuso a 2.000 dollari di perdita, che era più o meno un 20-25% della montata del suo conto. Cioè, voi riuscite a gestire dei trade che vi possono dare un drawdown del 20% su un conto da 10.000? La risposta non è sì o no, deve essere no. Non dovete mai gestire dei trade che vi possono dare un drawdown del 20% su un conto così piccolo. E questo vi deve far considerare, no, come follia con la F e la O maiuscola, tutto quello che vi viene detto che con 10.000 dollari voi cambiate la vostra vita, che voi vi mettete a fare trading solo perché vi siete convinti, siete dei gran fighi, avete fatto un corso di 2 giorni o di con Paolo e Giuseppe, da quel momento in poi siete diventati dei miti che vivono 10.000 euro e campano una famiglia o addirittura fanno i miliardari, ragazzi. Allora, queste cose, no, che nelle quali tutti, ripeto, io l'ho detto anche a diversi studenti, anzi, che abbiamo sentito, anch'io sono cascato, no, con studi di economia e commercio, studi col professor Barone, tutto, sono cascato una volta in uno di questi corsi dove ti promettevano il sacro Graal, perché tutti noi siamo attratti, no, dalla prospettiva di imparare un qualcosa che ti possa dare una svolta, non fosse altro perché giochiamo al Superenalotto, buttiamo qualche euro nel gratta e vinci. Adesso non mi ricordo se era Maffettoni o no, forse era il mio conterraneo, un economista delle mie parti, che diceva che le lotterie sono la tassa sugli imbecilli. E io anche, diciamo, contribuisco talvolta a questa tassa. Ma la cosa che dovete capire è che chi vi dice, no, vi parla di rendite, vi parla di possibilità con ammontari così piccoli e rischi così mostruosi di cambiare la vostra vita, vi sta foderando di prosciutto gli occhi, e fin qui ci si potrebbe ancora stare, vi sta mettendo a repentaglio il conto, e ancora qua ci potrebbe stare, ma qua, ragazzi, vi sta mettendo a repentaglio qualcosa di peggio, perché come vi abbiamo detto prima con quel trader americano, del quale magari la prossima volta vi parleremo, quando vi bruciano i conti, quando succede qualcosa di, quando può succedere quel 15% o magari solo il 10% di quel 15%, non vi bruciate il conto, vi bruciate la famiglia, vi bruciate la casa, vi vengono a prendere tutto. Cioè, voi distruggete una vita di lavoro, di sacrifici, di onestà, perché avete seguito un imbecille, un delinquente, che vi fa fare queste cose. Quindi perciò vi diciamo, noi la prendiamo molto sul personale, però, ripeto, non diciamo no allo show. È anche la ragione per cui facciamo dei corsi gratuiti, diciamo, per... Anche per, cioè, noi lo facciamo, no, se no sembriamo veramente due santi, cioè non è... io e Giuseppe non è che siamo due preti venuti, però
però non ci manca niente, abbiamo entrambi dei lavori importanti, ci piace fare trading, ci piace fare opzioni, perché no, facciamo anche formazione, abbiamo fatto qualche corso, l'avete visto, insomma, che qualche corso lo vendiamo anche, però fondamentalmente non ci piace, ci è capitato troppo spesso di vedere persone veramente che hanno bruciato i conti semplicemente perché non si rendevano conto se un determinato formatore o era giusto o no, ma non perché non fosse giusto il formatore, ma perché non era giusto quello che gli stava spiegando. Quindi è chiaro che se io insegno, cioè se io voglio, con le opzioni ti posso mettere veramente in pericolo se ti insegno qualcosa che non è sbagliato, e non posso neanche prendermelo lo studente, perché lo studente non ha la capacità di capire se quella cosa che sta apprendendo è giusta o sbagliata. E quindi magari siccome non è quello che stiamo insegnando io e Giuseppe, lo abbiamo un attimino riorganizzato, messo a posto e rimesso un attimino e diciamo fruito in maniera un po', diciamo, tipo scaletta, passo dopo passo, però è materiale che trovi ovunque, cioè non è che stiamo inventando la ruota, sono cose che si trovano volendo, anche se un po' sparse, ma su internet. Quindi questa fase, questa voglia di spiegare un attimino le basi, anche per fare in modo che gratuitamente uno possa apprendere le basi delle opzioni, e nel momento in cui fa un corso, non con noi, non lo deve fare con noi, con chiunque, possa capire se quella cosa che gli sta insegnando quel chiunque è effettivamente valida oppure no, perché non è così facile capirlo. Ah, ragazzi, le punte nudeci, sì, è vero, Raul, però appunto, però costano, come molto spesso capita, costano. E Rebecca, no, non lo diciamo. Non lo diciamo perché no. E non possiamo. Mi pare che su BND c'è Bill Gates. Ah sì, probabilmente sì, Bill è uno, io lo conosco personalmente, uno che investe. Come disse un mio collega, mi lantando di conoscere Bill Gates. Sì, probabilmente Gates, forse la fondazione ha investito. E Romano, anche qua ci sono i Burger Findus, dove? Pasteur si rivolta nella tomba. Vabbè. Allora, Piero, salve, come influenza il mercato delle opzioni? Come influenza il mercato delle opzioni con il prezzo il mercato delle opzioni che segue quel. Guarda, cioè, in realtà l'opzione è un derivato, no? Cioè, l'opzione prende il suo valore dal sottostante, quindi. Non è una call sale se il sottostante sale, non è che ha una vita sua propria. Pietro, se tu hai visto anche le puntate precedenti, se non le hai viste le trovi su YouTube, lo trovi sul sito nostro, diciamo optiontraders.it, e capisci come viene formata, che è tutto quello poi la base di quello che ha spiegato Giuseppe, cioè come si forma questo prezzo di questa opzione. Capisci pure che è ovvio che è il sottostante che muovendosi fa cambiare il prezzo di opzione. Tu non puoi avere uno strike che ha un prezzo, diciamo, più alto di un altro, diciamo, se si prende gli strike per forza di cosa devono avere un prezzo differenziato che sale o scende in base se vai verso l'out of the money o l'in the money, quindi se ti allontani dal prezzo attuale. È chiaro che se si muove il sottostante, l'opzione per forza di cose, la domanda e l'offerta, sposta il valore sul valore giusto. Ecco, questo quindi è ovvio che sia il prezzo, che è il titolo che sposta il prezzo dell'opzione. Allora, poi c'è... Ciao Patrizia, moglie. Mi ha controllato che stia con Paolo e non con Paola. Sì, è Cordier, ragazzi, tra l'altro Cordier ha scritto un libro, se andate su Amazon lo trovate, leggetevi anche le recensioni, quelle prima e quelle dopo. Mi pare che si chiami la The Complete Guide to Option Selling, una cosa del genere. Cioè, lui praticamente dice, minchia, adesso vi faccio la guida precisa su come vendere le opzioni. Beh, perfetto, vai. Basta fare quello che non fai tu. Poi c'è anche un video di James Cordier dove lui praticamente fa una specie di pantomima, poveraccio, sembra proprio in difficoltà, dove chiede scusa a tutti i suoi amici, lui chiama amici, che avevano investito nell'hedge fund, dice, ah, caro Paolo, ci conoscevamo, siamo andati a pesca insieme l'anno scorso. Bene, il tuo conto, caro Paolo, non c'è più. È terribile, guardate quel video che vale la pena.
Purtroppo di queste storie ce ne stanno tante. Noi abbiamo fatto anche un video, mi sembra, nel gruppo su Facebook, non mi ricordo se era pubblico, sì, no, era pubblico, su una diretta pubblica su Facebook, anche del quel ragazzo che si suicidò, no? In quel caso non sapeva, in quel caso, per esempio, ecco, con tutto il dispiacere che uno possa avere con la persona che si è suicidata, ma lui non aveva neanche perso tanti soldi, cioè non era un problema, era soltanto che non aveva la conoscenza reale di come funzionano i margini, di come funziona il broker, che cosa fa il broker in una determinata situazione. Questa mancata conoscenza, quindi torniamo al fatto che con le opzioni bisogna avere una base che sia solida e quindi importante per poter non fare cazzate dopo, questo qua si è suicidato. Quindi, se non l'avete visto, noi spieghiamo un po' come è andata la cosa su una del... ci sta un video nostro su YouTube dove abbiamo spiegato un po' come... Allora, ragazzi, detto giustamente Paolo, questo non vendeva opzioni scoperte, non ha venduto opzioni scoperte, eppure si è trovato con un'assegnazione che l'ha sorpreso, non gli avrebbe neanche alzato il conto, perché comunque lui ha fatto un errore, però proprio il suicidio è derivato da una pessima o totale assenza di conoscenza dei meccanismi base delle opzioni, di quelli che noi abbiamo trattato dell'assegnazione. Ora abbiamo parlato di assegnazione in questo corso, quindi riguardatevi l'assegnazione. Io non ho capito, diceva Rebecca, ieri hanno fatto diretta con un chilo di iscritti che gli hanno... Rebecca, quindi, basta. Per le bull corvette, la volatilità del sottostante deve essere alta, e per le bull put, bull call vertical significa che stai comprando un call vertical, anche se non è l'argomento di oggi, no, ma diciamo che il vertical, comprando un'opzione, vendendo un'altra, bene o male, come si dice, medi l'effetto della volatilità, perché se lo compri in volatilità alta, paghi cara l'opzione che compri e paghi poco l'opzione che vendi. Però ecco, su questo poi, diciamo, questo è un tema più avanzato, perché qui oltre alla volatilità bisogna considerare anche lo skew di volatilità, bisogna considerare come si comportano le call e le put sui diversi strike. Diciamo, in linea di massima, Rebecca, chiaramente se sei venditrice è meglio partire da una volatilità alta e arrivare a una volatilità bassa. Se compri è il contrario. Quindi però c'è un contro, cioè che tu il fatto proprio di c'è volatilità alta vuol dire che il mercato si sta muovendo molto, quindi quando tu diventi venditore di opzioni vorresti che il mercato non si muove molto, quindi per questo le opzioni vanno capite, cioè tu vai a fare un qualche cosa che vuole, che è una posizione che spera che il mercato non si muova, in una posizione, in un momento in cui il mercato si muove, però per ovvi motivi, proprio perché è così, quella è la condizione migliore per poterlo fare. Quindi per questo bisogna un po' capire le dinamiche delle opzioni e come, ripetiamo, sempre mettersi in posizione in cui tu hai delle perdite definite, che sono quelle che sono definite non solo come valore, ma che sono anche corrispondenti al massimo valore che puoi perdere in relazione al tuo portafoglio, perché anche quello è fondamentale. Il money management è fondamentale, fondamentale. Cioè, ogni volta che si apre una posizione, deve essere una posizione che il tuo portafoglio può sopportare. E questo poi, ci sono varie regole di money management, noi le spieghiamo nel corso free trade, e quella è una chiave fondamentale. Se dovete leggere qualcosa o apprendere qualcosa, se volete approfondirlo, approfondite il money management, specialmente sulle opzioni, quindi magari... diciamo calcolato proprio su un discorso di portafoglio di opzioni. Sì, il rinvio ve lo ricordo. Piero dice: poiché il mercato sale dalle scende e sale in funzione dei volumi, come si ripartiscono gli open interest sul prezzo del sottostante? Gli open interest sono un tema un po' più complicato, diciamo, che riguardano poi un aspetto più evoluto delle opzioni, però normalmente gli open interest su tutte le chain sono più vicini, si addensano sulla demania, sugli strike più immediatamente vicini alla demania. Sugli strike out of the money sono ovviamente più bene o male, no, se li guardi un po' riproducono la curva di distribuzione normale, ce ne sono tanti sugli strike di norma, sugli strike centrali e sugli strike out of the money. Noi Piero, se ci hai seguito precedentemente, sai che a differenza di altri formatori, senza anche qui fare nomi,
noi non crediamo che l'open interest ti possa dare nessun tipo di segnale. Se tu vai a vedere un volume enorme, un out of the money completamente differente dalla media, lascia stare, non vuol dire niente. Cioè, quindi noi non crediamo che l'open interest ti dia nessun tipo di valore o segnale su una direzione o su una possibilità che qualcuno sappia qualcosa. Abbiamo fatto diverse. Guarda, questi temi un po' più evoluti che hanno tirato fuori sia Rebecca, sia Piero, sia altri, no? Un po' con Paolo ci abbiamo pensato, no? Qual è la chiave? Siccome poi in questa settimana noi abbiamo fatto veramente forse una decina di call con studenti che ci mandano dei messaggi, alcuni un po' disperati, altri un po' dubbiosi. Ci siamo detti, ma qual è il modo migliore, no, per dare una formazione di base? Qual è il modo migliore per far sì che la persona apprenda, che la persona abbia un minimo di guida? Noi abbiamo evidenziato tre parametri chiave. Il primo, ovviamente, qualcuno deve raccontare le cose, qualcuno che le sa, come in tutte le scuole, ci deve essere il corso, la lezione, la teoria. Poi serve, e serve molto, abbiamo visto un discorso one on one, cioè voi non in diretta, non davanti a tutti, ma magari in una via un po' più riservata. Togli messaggi sotto. Diciamo in modo un po' più riservato, volete confidarvi, no? Parlare di successo e successi con gente più esperta. Quindi lezione, coaching, e poi il terzo, quello che abbiamo già accennato, la forza del gruppo, cioè il fatto di essere in una community nella quale si può parlare, si possono scambiare opinioni e tutto. Ed è quello che adesso proviamo a costruire. Ci siamo venute delle idee, ancora alcune le abbiamo già scartate perché non funzionano. Cioè, noi vorremmo dare in una formazione le tre componenti: la teoria, la abbordabile, ovviamente spiegata in maniera con delle difficoltà graduali e crescenti, ma senza mai diventare impossibile. Il coaching one to one, cioè chi non vediamo a chiedere, come abbiamo visto qua, da certi 500 euro all'ora per parlare con noi, perché insomma, cioè, a parte il fatto che con 500 euro non è che ci cambia della vita, però sinceramente un'ora nostra di 500 euro, sì, no, speriamo che abbiate dei modi migliori per spenderle. Qui mi taccio per non essere tacciato di sessismo. E poi soprattutto la community, cioè il fatto che c'è un gruppo di persone che si rispettano e sono desiderose di aiutare, come abbiamo sperimentato nel gruppo Free Trade, dove veramente abbiamo dei ragazzi, sono maschi per sfortuna, però ti danno una mano molto fra di loro. Nelle prossime puntate di questo corso gratuito, fino a quando non lo esauriremo, matureremo insomma questa offerta, e poi magari se partorisce ve la proporremo, sempre in termini abbordabili, insomma, in modo da renderla appetibile per tutti, insomma. Se non ci sono altre domande, io per oggi ho finito le mie slide. Dalla settimana prossima parleremo di greche, un po' vedremo tutte e quattro le greche una per una, in particolare le tre più importanti, insomma, Vega, Theta e Delta. Ok, allora vabbè, un saluto a tutti a questo punto, grazie di averci seguito. C'è un'altra domanda: per proteggere un pacchetto di azioni, qual è? Guarda, allora io, Rebecca, già scritto. No, pensavo che voleva rispondere a questa domanda. Rebecca, non rispondere, Rebecca, non scrivere, per favore, perché io già so che se mi rispondi ti trancio le mani. Allora, ragazzi, noi possiamo dire, no, che da studi fatti da me, da Paolo e da Scott anche, se voi proteggete, per proteggere un'azione lunga, ovviamente la protezione sia con le put. No, non lo dire, Rebecca, non lo dire. E sicuramente la put. Soltanto se vi colpite con la put, soprattutto con una put a the money, cioè se voi comprate Apple, non so, a 150, non so quanto sta adesso, ma comprate la put 150, mediamente sui titoli, su un paniere di titoli che abbiamo sperimentato, questa protezione vi costa fra un minimo del 15 e un massimo del 20, una media del 25% all'anno. Il che vuol dire che se voi spendete 25% di assicurazione, il vostro titolo deve salire al 23% per darvi un 1% del rendimento, che è quello che vi dà il vostro
il vostro gestore dei fondi finanziari. Allora, non è quindi la cosiddetta la put merit, non è la put merit, sicuramente. La put merit, ragazzi, è una call sintetica. Noi, quello che nella nostra pagina optiontraders.it c'è chi ci fa i corsi per insegnartela, tra l'altro, cioè, apriamo e chiudiamo parentesi. Ragazzi, la put, il sottostante con una put insieme, ieri chi ha partecipato ieri alla diretta di Scott l'ha visto, e domani lo rivediamo da capo in diretta con me e con Paolo. Se comprate il sottostante e ci avete una put, è sempre, sempre, a meno che il professor Barone, Merton Scholz abbiano avuto torto, è una cazzo di call sintetica, ok? È una maledetta call sintetica, quindi su questo non ci piove. Quello che vi consigliamo, guardatevi sulla nostra pagina optiontrader.it, c'è un corso gratuito che vi insegna il collar in maniera molto basic, molto semplice, che il collar è comprare una certa put, not a the money, con delle regole che ottimizzano il costo della put rispetto alla protezione che vi dà, e vendere una call per finanziare almeno parzialmente l'acquisto della put, ottenendo una figura che vi dà, una struttura che vi dà un po' una possibilità significativa di guadagno al rialzo e una protezione decente al ribasso. Perché da capo, se voi volete comprarvi la casco, come vi ho detto all'inizio, la casco sulla macchina, potete pure comprarvi la casco che vi protegge da tutto, anche dagli eventi più disparati, e vi ripaga la macchina nuova, però la pagate a un prezzo talmente alto che allora ci pensate, allora iniziate a mettere le franchigie, iniziate magari a togliere il danno dal missile che cade dal cielo e così via. Quindi, Michele, Michele, finisco, aggiungo una cosa, Giuseppe, nel caso del portafoglio è un po' più complesso, cioè nel senso non basta, vediti il video quello del collar, il corso del collar nostro gratuito, però ovviamente nel caso del portafoglio dovresti usare un indice, lì ci sono una serie di parametri, tipo le correlazioni dei titoli che hai con l'indice, quindi è un po' più complesso. Noi ne parliamo nel Golden Collar, di questo, quindi nel Golden Collar c'è una parte in cui spieghiamo la protezione del portafoglio, però insomma è in corso, in quel caso è a pagamento, non è un corso gratuito. Comunque guardati il corso gratuito che è più che è abbastanza chiaro. Piero, questa domanda richiederebbe la trattazione, te la dico in breve. Una delle spiegazioni è che l'azione la compri e sale e guadagni, e scende e perdi, la vendi, la shorti, scende e guadagni, sale e perdi. Con le opzioni, avendo quelle quattro variabili che abbiamo visto oggi, soprattutto la volatilità, il tempo e il sottostante, puoi fare tutta una serie di operazioni che culminano, no, in trade che noi chiamiamo free trade o trade a costo zero, nelle quali hai un totale e molto migliore controllo del rischio e della redditività. Guarda, non c'è, nel momento in cui cominci a prendere le opzioni non puoi più pensare alle azioni, è proprio un passaggio successivo, è come avere un motorino o avere un aereo, cioè con l'aereo tu puoi andare su, puoi andare giù, puoi andare a destra, puoi andare a sinistra, puoi andare più veloce, rallenti, col motorino tu vai dritto o te fermi o vai indietro, cioè quindi parliamo di un mondo completamente opposto, diverso. Vi assegniamo Michele, perché con la sua domanda ne ha scaduto altri 50, abbiamo rispondiamo un po' a tutte, corso e la guida migliore per la sua, grazie Fabio. Grazie Fabio. Vabbè, a Rebecca abbiamo già risposto. Nadia, perché mi arriva una notifica così via sempre alla fine? No, Nadia, te li mandiamo per mail, casomai, è strano. Merit put venduta un sacco di soldi. No, la merit put la compri, non è che la vendi. Cioè, la merit put la devi comprare. Cioè, tu, quando compri la merit put, oltre al sottostante, compri anche la put, e se la compri a the money, ti costa più o meno il 25%. Ho visto che ci sono corsi sulla merit put, eppure... ragazzi, noi Giuseppe, la prossima volta parliamo un po' della merit, facciamo sta merit, facciamo un corso. La prossima volta facciamo noi il corso sulla merit put. Allora, la prossima settimana segnatevelo, corso sulla merit put. Dai, così la facciamo vedere. Che cacchio, ma davvero? Ci sono due corsi sulla merit put, eppure cari. Io tanto di cappello, ragazzi, se io vi posso vendere delle mutande usate al prezzo del cuore Valentino, sono figo io.
è scemo chi se lo compra, ma io sono figo. Nel corso che spiegate sono soltanto opzioni, però chi compra il free trade, come possono testimoniare gli studenti free trade, ha anche il corso Golden Collar, che è esattamente opzioni ed azioni. Nel corso free trade è completo la spiegazione? Sì, è completo. Ammazza, ma quanti siete? Oh? I dividendi aiutano ad abbassare il costo dell'assicurazione? Beh, sì. I dividendi... Se sono stock dividend paying, tu c'hai il... Però, sai, l'assicurazione... Ci sono addirittura, adesso non vorrei parlare di cose un po' troppo avanzate, però ci sono addirittura tentativi di strategia dove uno dice esce il dividendo, mi compro la put, così io sono protetto se il titolo scende, mi prendo il dividendo, se il dividendo è superiore al costo della put, cioè c'è tutta una serie di strategie volendo che si possono fare, che però sono difficilissimi, proprio perché sul mercato non ti regala niente nessuno. Sappi che quando è una cosa di solito... Il market maker una lira, quindi. Ragazzi, il market maker, ieri Scott ve l'ha fatto vedere in diretta, chi l'ha seguito, vi faceva vedere come aggiornavano i costi delle opzioni, no? Il premi delle opzioni. Appena qualcuno del corso andava a fare lo stesso trade di Scott, boom, li aggiustavano subito per evitare le posizioni di arbitraggio. Attenzione, poi, ragazzi, i dividendi, no, sono noti, cioè quanto paga l'azione di dividendo, si sa, non è che è una sorpresa, per cui i prezzi delle opzioni sono tarati sui dividendi, già ce li hanno. Esatto. Alle trade noi intendevo il corso della MR... Un attimino sulla parte di prima, è un po' come quelli che pensano che se vendono la put venerdì, il sabato e domenica ottengono il premio, no. Non è così, non è che se tu c'hai due giorni che il mercato è chiuso guadagni teta, il teta è fermo, non vi preoccupate che non c'è, è tutto già dentro al prezzo, quindi non scordatevi di ottenere un premio se fate, se ne so, il mercato chiude per 4 giorni perché ci sta Natale, Capodanno, è tutto calcolato, quindi non vi preoccupate che non ci guadagna solo il market maker. Nadia, scrivici a info@stagiontrade.it con la tua ultima mail, così la mettiamo nella mailing list. Rebecca Spagarino, sì. Giulio De Micheli, no Financia, ovviamente sì. E Dennis, ok. Allora, abbiamo risposto a tutti, credo. Perfetto. Siamo rimasti comunque entro l'ora, non abbiamo sforato più di tanto. Ragazzi, vediamo con la Merit Put. Merit Put, ma che cacchio gli avevo raccontato? Compri la lezione e ti posso dire quale put comprare, ti posso dare una formuletta per comprare la miglior put, ma c'è già la lezione del corso gratuito. Ci arriviamo però a fare la Merit Put, dai, quando siamo un po' più avanzati, perché molti se no la capirebbero adesso. Ragazzi, però è un corso importante, quindi dovete darci 100 euro a testa per la Merit Put. Ciao ragazzi, grazie di aver partecipato. Tanti saluti e ci vediamo la settimana prossima. Ciao.